Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono DuelTube Channel e questo che state per guardare è un video non scriptato, quindi non ho alcun tipo di appunto in qualsiasi direzione io abbia messo lo schermo del computer, non ho elaborato i pensieri prima, è semplicemente un mio buttare di getto quelle che sono state le mie considerazioni riguardo alle nuove imperdibili super mega fantastiche, super fantaspericolate, pericolose, bellissime, esagerate novità spoilerate dalla Wizard questa notte o comunque nella tarda serata di ieri in quello che è il loro calendario orario, agendario, quel che è. Ho voluto esagerare un pochettino con qualche impappinamento della mia parlata, con gli aggettivi per descrivere questa cosa, perché negli ultimi 2 giorni la Wizard ha cercato di hypare il più possibile questa trasmissione, questo streaming, definendolo come un qualcosa di leggendario, così fantagalattico, così fantabuloso, che praticamente hanno persino dovuto provare le varie battute per essere sicuri di raccontare al più meglio possibile questo genere di cose. E secondo me hanno un pochettino fallito con questa cosa, o meglio, spiego, partirò da questa parte per un pochettino buttare quelli che sono i miei pensieri generali su quanto è stato detto. Ovviamente tutta questa cosa era stata fatta per hypare l'attenzione riguardo al contenuto di questa trasmissione, perché sappiamo che sono in arrivo 2 prodotti abbastanza importanti, abbastanza gustosi a livello di flavor, soprattutto a livello di contenuto, che sono Modern Horizon 2, La Vendetta di Adriana, e Le Avventure nel Reame Dimenticato, il primo e vero proprio crossover tra la proprietà intellettuale di Magic the Gathering e una nuova differente proprietà intellettuale che è quella di Dungeons and Dragons, che però in realtà fa comunque parte del portafoglio principale delle proprietà intellettuali della Wizard e di Hasbro sopra di tutto, e che quindi in realtà è più che altro un banco di prova per quello che poi sarà il missiotto generale di Universe Beyond, che è Magic incontra tutte le proprietà intellettuali che la Wizard o Hasbro riescono ad acquisire, e sono tante. Ok, quindi 2 prodotti sicuramente che hanno molto da dire e hanno molto soprattutto da incuriosire. Il problema è che poi quando tu pensi un qualcosa di leggendario, un qualcosa che ha bisogno di essere provato e riprovato, che deve essere imparato il più possibile, tu dici: wow, forse effettivamente vogliono fare un qualcosa di ancora più grande, ancora più importante, ancora più impattante, che magari trascenda addirittura questo tipo di prodotti, o che magari sia comunque contenuto in questi prodotti, ma che sia un qualcosa di così nuovo, di così esagerato, che wow, leggendario, pensatelo. E invece cosa ci siamo ritrovati? Ora farò un breve riassunto che poi esplicherò meglio, magari carta per carta o tipo di prodotto per tipo di prodotto, e in questo video cercherò di concentrarmi solo su Modern Horizon 2, perché per Le Avventure del Surreame Dimenticato mi concentrerò in un secondo momento, perché ci sono degli spoiler di cui parlare anche su quella, e ne parlerò in un altro momento. Ora, riassumendo, abbiamo visto cose come la ristampa delle fetch, che lo sapevamo, la presenza di carte con le art vecchie, che però sono carte nuove, cioè sono carte che sono nate con il board nuovo ma ristampate con le carte col board delle carte vecchie, che lo abbiamo tipo appena visto in Time Spiral Remastered, e onestamente qualcuno è veramente stupito del fatto che ritornino questo genere di cose. Cioè, ormai sappiamo che i prodotti di Magic si vendono più per le arti alternative che per le espansioni vere e proprie, quindi io non sono stupito di vedere carte che nate col bordo nuovo, col bordo vecchio, perché cioè, e stesso discorso vale per la fetch. Cioè, sono bellissime le fetch, ma ormai avevate già detto che avreste ristampato le fetch, che avreste messo le fetch con l'art allargata, extended art, all'interno delle collector pack, collector booster, e quindi in realtà di vedere ancora le fetch con altre art alternative non mi stupisce più come cosa. In realtà potrei già essere più stupito da cose tipo le nuove terre saghe incantesimo, che le terre incantesimo non le abbiamo viste nemmeno a Theros, ed ora invece eccole qui,
sicuramente quel qualcosa, però poi abbiamo il leone LED con le gambe, che è quell'ennesima carta che, ok, è riguardata un pochettino diversa, ma ne riparliamo dopo. Però sappiamo che molto probabilmente ci sfuggirà di mano. Ok, c'è Counterspell, che qualcuno viene un po' a dire, ma non è un po' troppo forte, ma non è quel genere di cosa che è così forte che va ad annullare qualsiasi resto di altre opzioni di qualsiasi tipo di counter possibili, immaginabili per questo formato. Quindi l'ennesima carta, magari un pochettino OP, neanche troppo in realtà, voglio dire, cioè c'è molto di peggio, può esserci molto di peggio, però ok, l'ennesima carta OP buttata dentro in un set che costerà un sacco di soldi e che quindi sarà in un certo senso molto difficile da avere. Ovviamente questo discorso per Counterspell si applica poco, ma ok, dov'è la vera novità? Ci posso essere sincero? La più grande novità che ho visto è il fatto che abbiano messo i testi di colore sulle terre base. E non è quel genere di cosa che mi hypa particolarmente. Allora, voglio dire, non dico che sia sbagliato essere eccitati per le novità proposte in questo streaming, però voglio dire, se avessero voluto veramente proporre qualcosa di esageratamente esagerato, boh, sciorinerò un paio di cose che, ad esempio, secondo me sarebbero veramente state leggendarie. Le fetch sono presenti dentro Modern Horizon 2, che è un'espansione che verrà trattata come una normalissima espansione da standard. Non nel senso che sia legale in standard, ma nel senso che la bustina costerà 4 euro. Ci saranno 36 buste in ogni box, sarà una cosa normalissima. Il box costerà quei 90-95 euro normali. Sarà disponibile, agilissima da trovare, esattamente come tutte le altre normalissime espansioni da standard. Oppure avrei alzato ancora un pochettino il tiro e dire: una volta per anno ristamperemmo alternativamente le fetch dei colori amici e le fetch dei colori nemici, perché sono quel genere di carte che devono essere accessibili a tutti quanti, perché tutti quanti devono volersi poter costruire il proprio mazzo, e magari alterneremo la presenza delle fetch con la presenza di altre utility, tipo, che ne so, Rua Pensieri, Fulmine, Tarmogoyf, bla bla bla. Cioè una specie di Modern Master, ma diluito in qualche modo all'interno del tempo, in modo che chiunque abbia bisogno di carte di una certa forza le possa avere con calma, in modo da aumentare le nostre collezioni, mantenendo più o meno la spesa nostra, ok, quella. Se avessi voluto fare qualcosa di leggendario, avrei decisamente fatto qualcosa di leggendario, non hypare un sacco un'espansione che, a parte un paio di twist interessanti, che ok, posso essere d'accordo su questa cosa, non hanno nulla di leggendario, ma hanno il semplice e classico scontato. Sono sempre le stesse cose. Bene, ora Counterspell è legale in Modern, quindi mi verrebbe agilmente da dire che cose tipo Negate, Manalik, quella col doppio blu più Delve X, Logic Knot, tutti quei counter a due che si giocavano come alternativa a Counterspell in Modern possono essere tranquillamente presi e cestinati. Probabilmente ci faremo un bel falò all'uscita di Modern Horizon 2, perché saranno ovviamente sostituiti da queste carte. Magari, tipo, secondo me, Negate, o meglio, Dovin Veto, probabilmente si continuerà a giocare magari in una o due coppie, o tipo una di main, una di side, cioè, nel senso, sarà ancora presente nelle liste, perché comunque è quel counter a due extra, incounterabile, quindi è abbastanza importante come cosa. Però voglio dire, il motivo per cui finora c'era stata tutta questa varietà di counter a due, simil counterspell, magari con un qualcosa addizionale, quindi appunto Manalik, Logic Knot, mi viene in mente Silumgar Scorn, che tipo diventa un counterspell se riveli un drago, una cosa del genere, insomma, tutte queste varie invenzioni, riedizioni, rimmaginazioni di Counterspell erano state pensate proprio perché si riteneva che non fosse giusto avere Counterspell in Modern. Ora ce l'abbiamo. Al di fuori della controproduttività di questa idea, di questa cosa, boh, in realtà penso che non sia una scelta così, o meglio, non sarà un cambiamento così impattante, perché voglio dire, sì, ok, cioè è Counterspell, ok,
Però voglio dire, i counter a due, bene o male, c'erano lo stesso, le cose le facevano lo stesso, e adesso control non è più quel genere di mazzo che counter a counter a counter a counter, ha diversi modi per interagire e gestire le minacce dell'avversario. I counter, sicuramente, con il counter spell fortissimo e tutto quanto, però ci sono un sacco di altre cose, quindi, cioè, ok, mi dà fastidio per quello che rappresenta, ma la carta di per sé non mi preoccupa più di tanto. Poi abbiamo visto il Sanctum Prelate come mitico con l'art, col bordo vecchio. Quando entra sul campo di battaglia, scegli un numero. Le carte non creatura con il costo di mana pari a quel numero non possono essere lanciate. Allora, sicuramente è molto figo perché innanzitutto è un umano. Importante. Secondariamente perché tipo può essere sceso di Fiala, inumani, importante. Ma generalmente può essere sideato, buttato dentro nella side e dire: criptico non mi piace. Tac, dichiaro 4 e non si può più giocare il criptico. O comunque una carta chiave, non creatura di un qualsiasi tipo di mazzo, per dire. Probabilmente questa è stata mostrata anche per mostrare il concetto delle arti alternative col bordo vecchio, che mi piace come cosa. E su cui però in realtà non c'è molto da commentare. Cioè, già a malapena ricordo di averlo commentato per Time Spiral Remastered, quindi. Non mi viene onestamente nulla da commentare per questo, se non il fatto che per dire che l'unica obiezione che avevo rivolto a Time Spiral Remastered al momento in cui è uscita è che forse non era proprio il momento ideale per farla uscire. La Wizard se n'è fregata e probabilmente ha buona ragione perché aveva già questa cosa in programma come seconda uscita per le art vecchie, però. Nel senso, boh, io forse avrei buttato tutte le art vecchie dentro questo Modern Horizon, l'avrei magari incentrato su qualcosa tipo il viaggio temporale e avrei ignorato completamente Time Spiral Remastered, però mi rendo anche conto che facendo così non avrebbero venduto un altro set, quindi ovviamente va bene. Anche sul discorso delle fetch, sono decisamente molto fighe con l'art vecchia, con l'art nuova, con l'art allargata, ma è più che altro dovuto al fatto che sono fetch. Cioè, probabilmente anche solo la carta bianca con disegnato sono una fetch ci sarebbe bastato a molti di noi. Bisogna vedere quanto spesso verranno fuori, credo poco. Teniamo anche conto poi che si parla di un'espansione che è un master set. E quindi sarà più costoso, la bustina varrà a costare molto di più, quindi in realtà anche lì. È bello che le abbiano ristampate, ma le hanno ristampate in un modo in cui sarà comunque molto difficile da averle o comunque da sbustarle, quindi. Voglio dire, anche qui, dov'è la novità leggendaria? And now andiamo un pochettino a guardare le carte specifiche. Brainstorm costa 1, da non confondere con Brainstorm, che costa comunque 1, però questo è un artefatto in colore. Paga 2, tappa sacrifica, pesca 3 carte, poi metti 2 carte dalla tua mano in cima al tuo mazzo in qualsiasi ordine. Cioè un brainstorm artefatto. Qualcuno mi ha detto: oh wow, sì che figo, questo si giocherà subito di sicuro. Allora, sicuramente ci sarà quel genere di. Essendo un artefatto, cioè ha troppa sinergia di scombosità con qualcosa che sicuramente servirà. Però al di fuori di questa particolare build artefattosa scombosa. Non la vedo molto giocabile come carta, o meglio, nel senso, è quel genere di carta che entra a uno e non fa niente. Qualcuno potrebbe anche tipo paragonarla alla mappa della spedizione, che effettivamente anche questa entra a uno e poi non fa niente. Però voglio dire, un conto è prendersi la terra che ci serve per fare un qualcosa, un conto è pescare tre e mettere giù due. Che è forte anche quello, ma secondo me è meno impattante del vantaggio che dà una mappa della spedizione. Cioè, questo. Allora, una carta che entra e non fa nulla. È utile solo in determinati casi, come ad esempio la mappa della spedizione in Tron, ma secondo me fa molto più vantaggio la mappa della spedizione in Tron che un ipotetico pesca 3 e rimetti giù 2 che poi magari vengono rimescolati con una fecciata, eccetera, eccetera. Però sono comunque disposto a sbagliarmi su questa cosa. La saga di Urza. Allora, qui abbiamo unito, attenzione, abbiamo unito incantesimo più terra più saga, che è importante come ora. Tra l'altro, il sottotipo di questa cosa è Urza's Saga, cioè proprio Saga di Urza, è il sottotipo della terra ed è anche il tipo, il nome della terra. Allora,
Questa è sicuramente la cosa più innovativa che potevano tirare fuori, perché ripeto, le terre incantesimo non le avevano tirate fuori neanche con la prima Theros, in cui si era tanto parlato, e qualcuno diceva se devono uscire, escono adesso. Con il primo capitolo, quindi quando entra in gioco, questa terra acquisisce, aggiunge un mana incolore. Che per carità, per fortuna è solo un mana incolore, perché conoscendoli erano capacissimi di dire questa terra aggiunge un mana di qualsiasi colore, che a turno 1. O comunque nel turno in cui entra in gioco era un fixing non male. Secondo capitolo, la saga di Urza guadagna, paga 2, tappa, crea un costrutto 0-0 che prende +1/+1 per ogni artefatto che controllo. Ed è figo questa cosa perché è bilanciata, perché nel senso tu la fai a turno 1, capitolo 1. Questo è il turno 2, quindi capitolo 2, giochi un'altra terra e puoi fare questa abilità. Però per fare questa abilità vuol dire che non fai nient'altro perché il tuo mana lo usi per quello. Cioè, è bilanciato, perché ti mette questo 1-1, perché ovviamente sarà un 1-1, a meno che non hai fatto tipo un Mox, un Ornitotter o qualcosa del genere, però ti occupa il mana. È bilanciata come cosa. Terzo capitolo, cerca nel tuo Grimorio per un artefatto con costo di mana 0 o 1 e mettilo in gioco. A gratis, ecco, qui si va un pochettino secondo me sullo sbilanciato, però è figa come cosa che non ti cerca il petalo di loto e non ti cerca le terre d'artefatto perché... Costo di mana pari a 0 o 1 vuol dire che deve essere scritto sulla carta e sul petalo di loto, sulle terre artefatto, non è scritto. Costano comunque 0, ma non è scritto, quindi tecnicamente non è costo 0 o costo 1, che non è male. Poi si sacrifica e ci autoslandiamo automaticamente, che neanche quello non è male come cosa. E per ultimo, il leone di diamante, la carta che ha fatto impazzire tutti quanti in tutti i modi più possibili e immaginabili. Allora, ovviamente questa è la versione con le gambe del LED, Lion-Eyed Diamond, cioè il diamante dall'occhio del leone. E quindi qualcuno ha detto anche abbastanza intelligentemente, ma quindi questo è il leone fatto di diamante da cui hanno tolto l'occhio di diamante, l'occhio del leone di diamante. Cioè, geniale! Se non fosse che il nome tecnicamente dice leone di diamante e ti mostra un leone, credo, fatto di diamante, sì, decisamente fatto di diamante, che però ha tutti e due gli occhi. E cioè, qui, boh, sarebbe stato più figo, tipo, fare ancora di più il collegamento, ma va bene, non importa. Però il disegnatore, l'autore di questa carta, si chiama Howard Lyon. Quindi, ok, il flavor comunque in un qualche modo c'è. Non nel modo giusto, ma non importa. Costa 2. 2-2. È un gatto, importante. Stappa, scarta la tua mano, sacrifica il leone di diamante, aggiungi 3 mana di un qualsiasi colore. Attiva solo come istantaneo. Allora, questa frase ha mandato tutti nel casino, nel disastro, perché cosa vuol dire attiva solo come un istantaneo? Vuol dire solo faccio in risposta a qualcosa? Vuol dire che lo faccio solo nel turno dell'avversario? Allora, a livello di wording è veramente molto molto simile a quello che è il LED originale, di cui questa carta è una ristampa funzionale concettualmente. Era pensato in modo da poter fare che, essendo che scartare fa parte del costo di questa carta, tu col mana che attingi con questo e con quello, con il LED originale, con il LED con le gambe, non possa avere mana per lanciare le spell che hai in mano. È tutto un po' pensato lì, anche se poi ci si scomba comunque, ma quello ve lo spiego dopo. È solo rewardato in maniera un po' confusionaria, ma in realtà comunque concettualmente è sempre quello. È solo pensato per evitare questo genere di cose. Ora, ovviamente, essendo una creatura artefatto, ha il connubio di tutti i più deboli tipi di carte esistenti possibili, perché si becca il removal per gli artefatti e il removal per le creature. Inoltre, quel 2 di costituzione vuol dire che muore da comando di Kolaghan, per esempio, muore da comando Prismari, muore di nuovo da comando di Kolaghan perché gli fa 2 danni o spacca un artefatto, muore di nuovo da comando Prismari perché gli fa 2 danni o spacca un artefatto, ma ok, avete capito, cioè, può morire veramente da un sacco di cose. Il problema è che se non muore... E se non muore, poi è un gran bel problema, perché vuol dire che ci si scomba. Come
Come ci si scomba? Grazie per averlo chiesto. Sostanzialmente ci si scomba in Storm, esattamente come ci si scomba con l'ed originale in Storm in Legacy. Si scartano carte, magari tipo Pasting Flames, e col Pasting Flames si mette a rilanciare tutto quello che è stato scartato al cimitero per attivare questo coso. In Modern, come in Legacy, attualmente legale anche Breach, sapete quella cosa che tipo ha distrutto 17.000 formati diversi? Ecco, lì c'è ancora quella cosa, quindi non è altrettanto facile da fare come con un LED originale, perché il LED costava 0, questo costa 2 mana, e bisognerebbe trovare un modo per dare rapidità a questo attrezzo, per sfruttarlo al meglio. Ma conoscendo la Wizard, molto probabilmente ristamperanno la rabbia all'interno di Modern Horizon 2, quindi probabilmente quel problema sarà risolto molto agilmente. Oppure, ad esempio, tipo c'è quest'altra tech che funziona praticamente così, che si scarta Walk the Eons, che è una carta del precedente Master Set, se non ricordo male, che costa 20.000 ma ha il flashback a 3. Quindi tu la scarti per attivare l'effetto del leone, prendi 3 mana blu, con quei 3 mana blu attivi il flashback di questa cosa, tutto viene rimescolato, ma avrai preventivamente giocato Narset o tipo il Notion Thief, secondo cui invece che pescare 7 carte l'avversario pesca 0 carte e praticamente lo mandi a top deck molto più in fretta di quanto sarebbe andato naturalmente a top deck. Però tu hai pescato 7 carte in più e quindi hai un pochettino di vantaggio extra. Bene signori, queste sono le mie prime considerazioni di getto riguardo all'annuncio leggendario riguardante Modern Horizon, e successivamente parleremo anche di quanto spoilerato per quanto riguarda l'avventura nei reami perduti, che in realtà sono un po' meno carte, ma ci tenevo a concentrarmi prima su Modern Horizon perché è il prodotto che arriverà prima e sinceramente parlando è il prodotto che un po' tutti quanti aspettiamo di più. Se non avessero calcato troppo la mano su questa cosa del prodotto leggendario, sarebbe stato il semplice, solito, ma efficace ed efficiente streaming di presentazione delle nuove uscite, della nuova espansione, che probabilmente ci avrebbe gasato un sacco per quanto riguarda queste cose che ci stanno proponendo. Ho il terrore che carte come il Leone di Diamante o tutte le altre cose che ci proporranno ci sfuggiranno di mano, o meglio gli sfuggiranno di mano, e probabilmente concettualmente sono già sfuggite di mano, ma questo è un problema che la Wizard affronterà molto più avanti. Mi piacciono le art vecchie con i board vecchi e spero che abbiano fatto la stessa cosa di Time Spiral, di metterle dentro ogni bustina, perché altrimenti la cosa perde molto molto del suo appeal. A parte questo, è il momento in cui siete voi a dirmi: mi è piaciuta questa cosa delle art vecchie, mi è piaciuta questa cosa dello streaming leggendario, oppure non mi è piaciuto che abbiano riproposto queste cose, o non mi è piaciuto come si siano approcciati a questa cosa. Insomma, è arrivato il vostro momento di dirmi cosa ne pensate. Io sono DuelTubeChannel e ci vediamo nella sezione commenti del video.